In questo esercizio abbiamo un tubo di Kunth aperto-chiuso che è lungo 50 cm. Già aggiungiamo subito un centimetro all'estremità aperta perché sappiamo che agli occhi delle onde sonore l'estremità aperta appare un centimetro più lunga. Questo dipende anche dall'area di apertura. Però per il tubo di Kunth che abbiamo in laboratorio, la superficie di apertura ha l'ampiezza giusta per rendere il tubo di Kunth praticamente un centimetro circa più lungo all'estremità aperta. C'è da ricavare la lunghezza d'onda e la frequenza di tutte le armoniche risonanti in questo tubo di Kunth. Questo è l'altoparlante che manda le onde sonore che si riflettono in fondo al tubo. Ricordiamo che onde progressive e regressive si sovrappongono nel tubo dando luogo a un'onda stazionaria. Non tutte le frequenze che mandiamo possono risuonare nel tubo di Kunth aperto chiuso, ma soltanto alcune, e c'è da trovare proprio quelle, le onde stazionarie e risonanti. La condizione di risonanza è che l'onda stazionaria deve avere un nodo all'estremità aperta e un antinodo all'estremità chiusa. Questo perché laddove le particelle d'aria possono spostarsi, la pressione atmosferica non varia, quindi non ci sono sovra-sottopressioni, ecco perché c'è un nodo di pressione. Laddove invece c'è l'estremità chiusa, cioè il tappo, le particelle alternativamente vengono schiacciate contro il tappo oppure rarefatte, in quanto le particelle d'aria si muovono longitudinalmente, quindi schiacciano e si ritraggono indietro, causando variazioni di pressione sul tappo, quindi sovra e sottopressioni, perciò sul tappo c'è un antinodo di pressione. In questi tre disegni ho disegnato qua, per esempio, la quindicesima armonica risonante. Si riconosce che è la quindicesima armonica perché presenta 15 antinodi. Li possiamo contare 1, 2, 3, 4, 5 e così via fino al quindicesimo che è qua. Qui invece ho disegnato la settima armonica. N uguale 7 si riconosce dai 7 antinodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anche qui abbiamo il nodo all'estremità aperta, l'antinodo all'estremità chiusa. In realtà il nodo si trova un centimetro più all'esterno della fine del tubo. E qua infine ho disegnato l'armonica fondamentale che ha un solo antinodo in corrispondenza del tappo. Ho disegnato anche come si muovono le particelle. Quando le particelle si schiacciano contro il tappo, la pressione sale al massimo valore. Quando le particelle indietreggiano dal tappo, si crea una zona rarefatta, la pressione scende al minimo valore. E quindi c'è un'oscillazione di pressione che avviene in un periodo, quindi avviene tot volte al secondo. Questo tot volte al secondo è la frequenza di oscillazione di quest'onda, stazionaria. In questo caso è l'armonica fondamentale, oppure sarà una frequenza più alta nel caso delle armoniche superiori. Qua per esempio ho disegnato ancora le particelle che si schiacciano laddove si crea l'antinodo, la sovrappressione in questo punto, ma contemporaneamente se qui si schiacciano in questa fotografia, in quest'altro punto invece si allargano, ecco perché c'è un minimo di pressione. Qua alternativamente quindi si schiacciano, si allargano, si schiacciano, si allargano. Questa è una foto che rappresenta il profilo globale dell'onda a un istante fissato. È chiaro che dopo mezzo periodo, laddove ora c'è una sovrappressione, ci sarà una sottopressione e laddove c'è una sottopressione ci sarà una sovrappressione. Quindi queste figure cambiano nel tempo e le sovrappressioni vengono sostituite progressivamente dalle sottopressioni e viceversa. Cominciamo quindi a calcolare le caratteristiche dell'armonica fondamentale. Come si vede da questo disegno, nella lunghezza del tubo, che è di 51 cm, entra un quarto di lunghezza d'onda. Infatti il resto della lunghezza d'onda prosegue qua a destra. Quindi L0 51 cm è lambda 1 quarti. Lambda 1 è la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale. E quindi è 4 volte la lunghezza del tubo, quindi 204 centimetri, visto che il tubo è lungo 51 centimetri, compreso il centimetro extra. La frequenza si calcola dalla solita formula della velocità. La velocità è la velocità del suono in aria, quindi dobbiamo dividere la velocità del suono in aria per la lunghezza d'onda di 2,04 m. Otteniamo quindi circa 167 Hz, che è la frequenza con cui queste sovra e sottopressioni sul
sul tappo compiono un'oscillazione completa, quindi 167 volte al secondo. Cioè le particelle si schiacciano e si allargano 167 volte al secondo contro il tappo. Tutte le altre onde stazionarie, le armoniche superiori, le troviamo con questa formula che è intuitiva perché ci dice che nella lunghezza del tubo, quindi 51 cm, devono starci un numero dispari, 2n-1, un numero dispari di lambda quarti, quindi di quarti di lunghezza d'onda. Infatti se andiamo a contare, per esempio, la settima armonica, contiamo una lunghezza d'onda, quindi 4 quarti, un'altra lunghezza d'onda, quindi sono 8 quarti, un'altra lunghezza d'onda ancora sono 12 quarti, più un quarto, quindi sono 13 quarti di lunghezza d'onda, cioè un numero dispari di lambda quarti. La stessa cosa accade con la quindicesima armonica, andiamo a contare le lunghezze d'onda, 1, 2, 3, in totale sono 7 lunghezze d'onda, più un quarto. 7 lunghezze d'onda sono 28 quarti di lunghezza d'onda più un quarto, quindi sono in totale 29 lambda quarti. Quindi un dispari 29 quarti di lunghezza d'onda. Perciò questa è la formula generale. Nella lunghezza del tubo devono starci un numero dispari di quarti di lunghezza d'onda. Il numero dispari si indica 2n-1 con n che parte da 1. Infatti se n è uguale a 1, questo numero dispari fa 2 per 1, 2, meno 1, 1 e otteniamo l'armonica fondamentale, cioè otteniamo un quarto di lunghezza d'onda, cioè otteniamo questa situazione qua. Possiamo quindi calcolare la lunghezza d'onda delle prime armoniche risonanti. Ponendo n uguale a 1, ricaviamo la lunghezza d'onda della fondamentale che avevamo già calcolato prima, 4 volte la lunghezza del tubo, quindi 2,04 m. Ponendo n uguale 2, 3, 4 e così via, otteniamo la successione dei numeri dispari, quindi il numero dispari 3, 5, 7, che sta a significare che nella lunghezza del tubo ci sono 3 quarti di lunghezza d'onda, 5 quarti di lunghezza d'onda, 7 quarti di lunghezza d'onda e così via. Con la formula inversa quindi ricaviamo anche la lunghezza d'onda della seconda, terza, quarta armonica risonante, che corrispondono alla lunghezza d'onda della fondamentale 4L0 diviso 3 diviso 5 diviso 7. E queste sono le lunghezze d'onda che troviamo. In particolare possiamo calcolare la lunghezza d'onda della settima e della quindicesima armonica, che erano rispettivamente questa immagine e quest'altra. Bisogna porre n uguale 7 e n uguale 15 in questa formula. Oppure si fa prima dividendo la lunghezza d'onda della fondamentale, 2,04 m, diviso il settimo numero dispari, oppure il quindicesimo numero dispari, cioè diviso 13 e diviso 29. Ricordiamo che il 13 era il numero di quarti di lunghezze d'onda, quindi 13 quarti di lunghezze d'onda contenute nella lunghezza del tubo. E il 29 era 29 lambda quarti contenute nella lunghezza del tubo. Come avevamo visto prima, qui ci sono 29 quarti di lunghezza d'onda e qui ci sono 13 quarti di lunghezza d'onda. Dunque, fin qui abbiamo calcolato le lunghezze d'onda delle varie armoniche invertendo questa formula e la generica armonica ennesima ha una lunghezza d'onda lambda n che si può ottenere facilmente prendendo la lunghezza d'onda della fondamentale 4L0, quindi 2,04 m, e dividendola per 2n-1 che rappresenta l'ennesimo dispari della successione di tutti i numeri dispari. A questo punto, avendo calcolato tutte le lunghezze d'onda, possiamo anche calcolare tutte le frequenze delle armoniche risonanti. Infatti, la solita formula della velocità dell'onda, la velocità è costante, è la velocità del suono in aria e è il prodotto lunghezza d'onda per frequenza. Questo vale per la fondamentale, ma vale per tutte le armoniche. Quindi la generica armonica ennesima, se voglio sapere la frequenza, basta dividere la velocità del suono in aria per la lunghezza d'onda ennesima che abbiamo calcolato prima e che era 4L0 diviso 2N-1. Quindi il risultato che otteniamo è il numero dispari 2n-1 per la frequenza fondamentale F1, infatti V su 4L0 per
rappresenta la frequenza fondamentale perché è la velocità diviso la prima lunghezza d'onda, V diviso lambda 1. Perciò andiamo a sostituire i vari valori di n, 1, 2, 3, 4, 7, 15, e così abbiamo la successione dei numeri dispari, quindi il numero dispari 1, 3, 5, 7, poi abbiamo il settimo dispari che è il 13, il quindicesimo dispari che è il 29. Le frequenze risonanti sono tutte quindi le multiple dispari della fondamentale. La fondamentale era 167 Hz circa, quindi la seconda armonica n uguale 2 si ottiene triplicando la fondamentale, la terza armonica bisogna moltiplicare la fondamentale per 5, la quarta armonica la fondamentale per 7, la settima armonica è la fondamentale per 13 e la quindicesima armonica è la fondamentale per 29. E così abbiamo trovato la formula, questa, che ci permette di calcolare tutte le frequenze risonanti, cioè le onde che risuonano dentro questo tubo aperto chiuso. Sono tutte le multiple dispari della frequenza fondamentale. Infine completiamo questo esercizio sul tubo di Kunth aperto chiuso immaginando di mandare nel tubo con l'altoparlante una frequenza non risonante, per esempio la 1000 Hz, che come si vede è compresa tra la terza e la quarta armonica risonante, ma la 1000 Hz non è una frequenza risonante. Allora, per far risuonare la 1000 Hz dentro il tubo di Kunth aperto chiuso, dobbiamo modificare la lunghezza del tubo, non più 50, cioè 51 cm, ma dobbiamo inserire il tappo che inizialmente stava qua, lo dobbiamo far rientrare all'interno del tubo di Kunth in modo da rendere la lunghezza del tubo minore di 51 cm, renderla adatta affinché il tubo possa risuonare a 1000 Hz, che è la frequenza imposta dall'esterno. Quindi, mentre finora avevamo lasciato il tubo di lunghezza 51 cm e avevamo adattato le varie frequenze affinché risuonassero alla lunghezza del tubo data, quindi erano le frequenze che si adattavano alla lunghezza del tubo, invece adesso facciamo il contrario, imponiamo una frequenza e adattiamo il tubo a risuonare a quella frequenza. Calcoliamo inizialmente la lunghezza d'onda di questa frequenza 1000 Hz e la lunghezza d'onda è 34 cm. Calcoliamo anche lambda quarti che è 8 cm e mezzo. Questo ci servirà perché ci dirà dove dobbiamo posizionare il tappo. Infatti questa è la lunghezza d'onda da 34 cm, questa è l'onda che noi mandiamo nel tubo e affinché quest'onda risuoni nel tubo, come al solito, bisogna che si formi un nodo all'estremità aperta e un antinodo all'estremità chiusa. Quindi l'estremità chiusa, cioè il tappo, va sistemato dove c'è un antinodo di pressione. Quindi il tappo lo dobbiamo sistemare qui, oppure qui, oppure qui. Cominciamo da quest'ultima posizione, che è la più semplice. Infatti, se noi piazziamo il tappo qua, la 1000 Hz risuona perché nella lunghezza del tubo, che è soltanto questo pezzettino così corto, entra perfettamente un quarto di lunghezza d'onda. Infatti qua ho disegnato questo trattino lambda quarti. Quindi questo tratto deve essere lungo 8 cm e mezzo, considerando che il nodo stava un centimetro all'esterno, allora il tappo va inserito nella posizione 7,5 cm a partire dallo 0, dove ho immaginato che lo 0 della scala centimetrata inizi là dove c'è la vera apertura del tubo. Quindi dovrebbero essere 8 cm e mezzo, ma siccome c'è il centimetro aggiuntivo, il nodo è spostato a sinistra di un centimetro, il tappo va messo in corrispondenza dei 7 cm e mezzo su questo nastro centimetrato. La seconda posizione risonante del tappo è quando la lunghezza del tubo è 3 volte lambda quarti. Infatti le contiamo, i quarti di lunghezza d'onda sono 1, 2, 3 e 3 quarti di lunghezza d'onda è 25 cm e mezzo. Considerando il centimetro esterno, dobbiamo mettere il tappo in corrispondenza dei 24 cm e mezzo sul nastro centimetrato. Infine, l'ultima posizione risonante del tappo si trova a 41 cm e mezzo. Perché?
perché la lunghezza del tubo deve contenere 5 lambda quarti, 1, 2, 3, 4 e 5. Ma 5 lambda quarti sono 42 cm e mezzo, con il centimetro esterno il tappo va messo a 41 cm e mezzo. La successiva posizione risonante del tappo sarebbe a 7 lambda quarti, quindi un tubo lungo 59 cm e mezzo, ma siccome inizialmente il tubo era soltanto di 50 cm, non è possibile realizzare in pratica questa situazione, perché il tubo non è abbastanza lungo. Quindi l'esercizio finisce qui. Ci sono tre posizioni risonanti del tappo che rendono la 1000 Hz un'onda stazionaria, quindi una frequenza risonante.